Oh Samuele, intanto grazie per la visita che tu e il CT avete fatto qui a Ravenna quest'oggi. Proprio parlando di Ravenna, ti chiedo subito che cosa ricordi delle epiche sfide che hai fatto da avversario qui a Ravenna. Ma sono dei bellissimi ricordi, ma io anche perché ho giocato qua al Palacosta quando ero giovane, ma ritornai ai giovanili quando giocavo nel settore giovanile di Falconara, tante battaglie al Pala d'André contro Ravenna, anche perché Ravenna è stata comunque una società gloriosa, una società che comunque sta facendo molto bene anche quest'anno, quindi i ricordi sono stati molto belli, sono state proprio delle sfide appassionanti e anche divertenti. Senti, questo tuo nuovo ruolo in seno alla federazione, come lo stai vivendo? Che emozioni e sensazioni ti trasmette? Ma sì, sicuramente delle belle sensazioni, un ruolo diverso perché comunque sono dall'altra parte adesso ed è stata una stagione molto impegnativa perché è stata molto lunga, però credo che sia stata positiva perché la squadra ha fatto una bella VNL, e poi c'è stata una grande qualificazione, per le Olimpiadi di Tokyo che era praticamente l'obiettivo, principale, forse un po' meno per gli europei, però è stata una stagione buona, ma anche per me è stata una stagione che mi ha fatto capire molte cose, mi ha insegnato parecchio. A proposito di insegnare, probabilmente tu adesso dovrai insegnare come si arriva a un podio olimpico, visto che sei il giocatore che ha fatto più podi olimpici nella storia della pallavolo italiana. Sì, ho fatto più podi olimpici, ma sfortunatamente mai quello giusto. Però, no, beh, cioè, aver giocato, 4 Olimpiadi è stata una gran cosa. E poi soprattutto arrivare 4 volte a podio, ma questo dimostra che l'Italia, ok, non ha mai vinto l'oro, però è sempre stata a podio. Se iniziamo a parlare dal 96, l'Italia ha fatto poi sempre podio a parte Pechino, quindi questo ti fa capire che nelle Olimpiadi l'Italia ha sempre fatto qualcosa di buono e qualcosa di importante. Quindi lo prendiamo come un buon auspicio anche per Ma l'istituzione. quest'anno sicuramente sarà un'Olimpiade difficile, dura, perché ci sono tante squadre di livello, guardando anche i gironi sarà molto complicata perché nell'altro girone ci sono squadre molto forti, quindi faremo la partita quella più difficile dopo il girone, sarà tosta perché incontreremo sicuramente una squadra di livello, ma ci sta, in un grande torneo, come si dice, per vincere bisogna un po' batterle tutte, quindi ci sarà quest'estate per lavorare, per cercare di arrivare al massimo della forma per queste Olimpiadi. Bocca al lupo. Crepi!